Nella parola di Dio di quest'oggi emerge una immagine, l'immagine della vigna. Sia la prima lettura del libro del profeta Isaia, sia il Salmo, sia il Vangelo parlano di questa vigna. E noi abbiamo pregato la vigna del Signore e la casa di Israele. Ma potremmo benissimo dire la vigna del Signore siamo tutti noi, il popolo di Dio. Il profeta Isaia dice: il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata, sgombrata dei sassi, vi aveva piantato viti pregiate, in mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Ecco, questo Signore fa tutto quello che era necessario perché questa vigna producesse uva prelibata. È una parabola che ci dice da una parte l'amore di Dio per il suo popolo, da un'altra parte ingratitudine del popolo, quindi l'infedeltà del popolo a questo amore di Dio. Si dice amore chiama amore, ma purtroppo il Signore dice c'è stato qualche cosa che non è andato come io mi aspettavo. Egli aspettò che producesse uva, essa produsse invece acini acerbi. Che cosa devo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Notate questo Signore che a un certo momento si mette in crisi e dice forse dipende da me. Ma non è così, che cosa io avrei dovuto fare che io non ho fatto perché questo popolo fosse fedele, questo popolo portasse frutti autentici. E allora il Signore ci dice nel libro di Isaia: voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna, toglierò la sua siepe, si trasformerà in pascolo, demolerò il suo muro di cinta, verrà calpestato. È un pochettino la storia del popolo di Dio, la storia di tutti noi. Quando l'uomo non risponde a Dio, c'è il momento quando Dio attraverso il castigo porta l'uomo alla consapevolezza, la consapevolezza di sé, la vocazione a cui Dio ha chiamato questo popolo. Era una vocazione di santità, una vocazione di grazia, una vocazione di virtù, e invece l'uomo ha fatto della sua vita qualche cosa che non piaceva a Dio. Si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Ma non pensate che questa lettura che noi abbiamo ascoltato è più che mai una lettura della nostra storia che stiamo vivendo? Quante situazioni di guerra ci sono accanto a noi? Ieri c'è stata questa sorpresa, Hamas, un'organizzazione estremistica palestinese, per non dire terroristica, ha lanciato migliaia e migliaia di razzi sulla popolazione di Israele, 300 morti, 1500 feriti. La reazione israeliana e provoca altrettanta sofferenza e non sappiamo verso dove si va. Ecco, questo spargimento di sangue è qualche cosa che è più attuale che mai, ma tutto nasce da un progetto di amore tradito, perché l'uomo non è chiamato a spargere sangue, non è chiamato a produrre grida di oppressi. E allora questo Dio a volte sembra che si mette da parte, e l'uomo con la sua prepotenza, col suo senso di sé, a un certo momento fa delle scelte sgangherate, quelle scelte sgangherate che noi stiamo vivendo in Ucraina, in Siria, in Nagorno-Karabakh, in tantissime altre parti del mondo dove purtroppo c'è tanta guerra, lacerazione, spargimento di sangue. Ma questo Dio è sempre fedele, il suo amore non viene meno anche di fronte all'infedeltà dell'uomo. Questo Dio propone ancora oggi con più forza un recupero della propria dignità di uomini, di figli di Dio, di fratelli chiamati a santità, chiamati a produrre frutti succulenti, non acini acerbi. La vigna del Signore, nel Salmo responsoriale abbiamo pregato, è la casa del Signore.
Il salmista fa un revival della storia di Israele. Hai sradicato una vita dall'Egitto, hai scacciato le genti e l'hai trapiantata, hai steso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli. Questa vita piantata dal Signore. A questo punto il salmista dice: Signore, perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante? Perché, Signore? Ci si rivolge al Signore, perché? E il Signore dice: un pochettino rifletti, un pochettino, come tu hai risposto al mio amore. E la storia della salvezza, fatta di amore, fatta di infedeltà, fatta di recupero, di conversione, fatta di una rigenerazione, è la storia dell'uomo, è la storia della Chiesa, la storia di tutti noi. Gesù sottolinea nel Vangelo, raccontando la parabola della vigna, che questo Signore mandò prima di tutto i suoi messaggeri, possiamo dire i profeti, poi mandò suo figlio Gesù, eppure tutti sono stati uccisi. Ma questo Signore verrà il momento che farà giustizia di tutto questo. La pietra che i costruttori hanno scartata è diventata la pietra d'angolo. Avete inteso che cosa è stato detto nella Sacra Scrittura? Magari tu, uomo, hai scartato quella pietra, ma il Signore fa di questa pietra una testata d'angolo di un nuovo tempio. È una parola di speranza. A voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti. Ecco, questo Dio che continua a insistere: io voglio che questa vigna porti i frutti. Sarà tolta a voi la vigna, sarà data ad altri. È un invito anche a tutti noi: siamo fedeli a questo amore di Dio? Nella seconda lettura abbiamo ascoltato Paolo che si rivolge agli Filippesi e dà delle indicazioni pastorali molto belle, e vorrei proprio chiudere questa riflessione con questo invito: non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Quanta angustia c'è in tanti di noi? Quante volte ci sentiamo impotenti di fronte a una realtà che ci sfugge? Quante volte noi desidereremmo una realtà e invece la realtà che ci sta davanti è tutt'altra? Allora a questo punto il Signore ci dice, attraverso Paolo, ecco, tutto deve essere ripreso attraverso preghiere, le suppliche e i ringraziamenti. Ecco, ritrovare il senso della preghiera. Siamo impotenti sotto certi aspetti, ma abbiamo un'arma noi per dare una risposta alla situazione che ci sfugge: la preghiera. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Lo ripeto spesso questo versetto della Sacra Scrittura, perché è proprio così. Se noi non recuperiamo il senso di Dio nella nostra vita, difficilmente noi possiamo dare una risposta alla situazione che ci attanaglia attorno a noi. Solamente allora, quando Dio è nel cuore dell'uomo, continua Paolo ai Filippesi, la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. La pace di Dio. E poi Paolo conclude in modo veramente stupendo, indicandoci quali sono i valori, le virtù che noi dobbiamo sublimare nella nostra vita per dare una risposta autentica. Quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia l'oggetto dei vostri pensieri. Che conclusione bellissima, una indicazione semplice ma profonda. Quello che è vero, quindi la verità, la nobiltà, la giustizia, la purezza, l'amabilità, l'onorabilità, la virtù, sono i valori che Paolo ci indica, che sono a noi possibili, sì, con la grazia di Dio. O Maria, mamma di Gesù, mamma nostra, ieri ti abbiamo onorato sotto il titolo di Madonna del Rosario. Aiutaci in questo progetto di amore, di fedeltà al Signore. Noi vogliamo essere frutti succulenti,
C'è una fecondità possibile in noi, tutto per la grazia di Dio. Amen.